Perché non ci vediamo dal liceo, infatti. Devi raccontarmi tutto di te. Sono sposata con gemelle, Britney e Ashley. Guarda che non ti do il dolce se non assaggi il salmone. Beh, allora facciamo un giretto e dopo ti riporto qui, promesso. No, di giretti ne ho fatti un bel po'. Sposami e farai di me quello che vuoi. Insomma, il mio piano è quello di passare il Natale in ospedale. Come il Natale in cui avevo 14 anni e mi spaccai il naso. E organizzarono una festa pazzesca. Io ti devo una spiegazione. Ma chi è lei? È difficile per me trovare le parole giuste. Io vorrei... Balla con me. No, non adesso. La vigilia di Natale. Spero che stia bene stamattina. Solo non fatemi trovare coltelli e finestre aperte per i prossimi giorni. Lei parlava di mia madre, eh? Sì. Ok, vado. I destini di quattro sconosciuti si incrociano. Io mi chiamo Nina. Rosa. Ah, ha preso una cotta per te. Cambiandoli per sempre. Chi è quello, Nina? Guarda che tu hai un problema, Mike Riley. Credi nella reincarnazione? Come, scusi? Ero sposato anch'io con una donna che amavo veramente. E quella donna eri tu. No, stia lontano da me. Quando hai visto tua madre l'ultima volta? Non la chiamo mia madre. Sono sicura che le farebbe piacere. Tutti i giorni prego che lui cambi, ma non ha fiducia in quello che siamo. Nel nostro sentimento non si fida. Senta, è la vigilia di Natale, giusto? Non ha un posto dove andare, qualcuno che l'aspetta. È ora che tu la smetta di dedicarti agli altri a tempo pieno e che cominci a pensare a te. Mi dispiace tanto. Ti dispiace di cosa? È la cena di Natale, mi sono intrufolata senza permesso. Io non c'entro nulla, nemmeno io. Se trovi l'amore, il vero amore, non puoi buttarlo all'aria senza almeno combattere. Ti voglio bene.